Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 24 novembre. Torna per il periodo natalizio la pista di pattinaggio in Piazza del Duomo a Chioggia. In tutta l'area vige già il divieto di sosta, nonostante molti usufruiscano degli spazi. Saranno soppressi anche gli stalli a pagamento che si trovano ad est rispetto al tempietto di San Martino. Ciò a partire dal 25 novembre fino al 17 gennaio del 2024. Lo scorso anno, primo anno che la pista di pattinaggio è stata installata in centro storico, la stessa ha avuto successo dal primo all'ultimo giorno, con code di bambini, ragazzi e adulti in attesa del proprio turno per potervi accedere, attirando appassionati non solo dal nostro territorio ma anche da quelli limitrofi. Fu insomma un successo e ci auguriamo che quest'anno venga fatto il bis. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco. È dedicato a Giulia Cecchettin e a tutte le donne vittime di violenza l'albero di Natale che è stato acceso ieri in piazza Ferretto, a Mestre, dal sindaco Brugnaro, dando il via alle festività natalizie. Un messaggio di solidarietà quindi partito dall'applauso della folla, seguito all'accensione dell'albero naturale alto 15 metri, che si affianca al clima natalizio che si vuole accompagni soprattutto i bambini. Oggi sarà invece acceso l'albero posizionato in piazza San Marco a Venezia. Il calendario degli eventi natalizi che parte da Mestre è promosso dal Comune di Venezia, Vela S.p.A., con il sostegno della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Tante sono le luci e gli addobbi scintillanti che culminano nel puntale a stella in quest'albero, la cui accensione è stata accompagnata dalle voci del gruppo Vocal Skyline, che si sono esibite con un interessante repertorio culminante nelle classiche canzoni natalizie. Oltre le luminarie, nei punti nevralgici della città sono state collocate incantevoli sculture luminose, oltre alla pista di pattinaggio aperta ufficialmente ieri sera, che allieterà grandi e bambini fino al 7 gennaio prossimo. A Mestre ci saranno inoltre i mercatini in collaborazione con Confesercenti e Ascom, presenti con 25 casette in piazza Ferretto fino al 28 dicembre e in via Allegri fino al 7 gennaio. Tanto intrattenimento anche per i bambini che potranno assistere a spettacoli itineranti, consegnando i propri desideri personalmente a Babbo Natale. Numerosi saranno anche i concerti che partiranno dal prossimo 9 dicembre. Domani alle 16:30 l'accensione dell'albero sarà in piazza San Marco. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli. Dalle mille varianti di bossolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. Matteo Busi è un trentenne bresciano, ricercatore presso l'Università di Ca' Foscari di Venezia, che ha trionfato nella terza edizione del premio giovanile Giovani Ricercatori 2023, promosso dal gruppo 2003 per la ricerca scientifica. La sua eccellenza è emersa nella categoria Cyber Security, dove ha ideato un prototipo di CPU immune agli attacchi. E il percorso di Busi è molto lungo, basta guardare il suo curriculum che è veramente ricchissimo, e praticamente lo studio è stato fatto trovando, mettendo dei protocolli, quindi delle sicurezze ulteriori alla CPU, senza questo però andare a diciamo a diminuire le prestazioni, le performance della CPU. E attraverso un calcolo matematico, un modello matematico, hanno verificato che allo stato attuale nessuno è capace di penetrare questo suo diciamo
questa sua sicurezza. Nota bene che questa CPU sono le stesse CPU che utilizziamo nei computer, nei server, nei stessi telefonini e addirittura negli smartwatch in pratica. E quindi è veramente un percorso molto molto importante che ci dà buone speranze per il futuro. Ricordiamo che il problema degli hacker sta diventando sempre più importante e pesante. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha elogiato le capacità di Busi e l'ha inserito tra i 10 vincitori del premio Giovani Ricercatori, sottolineando che l'Ateneo Veneziano contribuisce in modo significativo al panorama scientifico e universitario della regione. Zaia ha sottolineato l'importanza dell'innovazione di Busi nell'ambito della cyber security, ritenendola un tema delicato e estremamente rilevante per la contemporaneità. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi. Andiamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte con il parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink. Il consigliere regionale Marco Dolfin appoggia l'emendamento dell'assessore Marcato perché i benefici fiscali giungano anche alla zona logistica semplificata del Veneto e non solo alle zone economiche speciali del Sud Italia. In tal modo potrebbe trarre benefici anche l'area portuale clodiense. Ora la regione si attiverà perché tale emendamento venga accolto anche a Roma. I benefici fiscali aiuterebbero a crescere tutto il territorio interessato, inclusa l'area portuale di Chioggia. Ricordiamo che la ZR LS Porto di Venezia Rodigino rappresenta un progetto che è stato portato avanti con l'obiettivo di dare al Veneto uno strumento in grado di fungere da volano di sviluppo per tutta l'economia regionale. Si tratta di un'iniziativa potenzialmente in grado di determinare nell'arco del prossimo decennio un'occupazione addizionale pari a oltre 177.000 unità, un aumento dell'export fino al 40% in più rispetto a quello generato sul territorio, un aumento degli investimenti di 2,4 miliardi e un aumento del traffico container dell'8,4% medio annuo. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli quattro stagioni così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. Per contrastare la violenza, la Polizia di Stato ha realizzato un'app disponibile sia per Android che iOS, gratuita per inviare segnalazioni anche anonime, anche accompagnate da video, foto, audio e testo. L'app UPOL era nata per segnalare spaccio e bullismo, è stata poi implementata per segnalare episodi di violenza domestica attraverso una chat che mette in contatto l'operatore di polizia con la persona interessata. La geolocalizzazione permette di individuare la posizione di chi effettua la segnalazione e permette di segnalare l'ufficio di polizia più vicino su una mappa. Inoltre, l'app UPOL permette di nascondere le attività svolte dall'app, funzione pensata per le persone che si vedono controllato il cellulare. Nei casi più urgenti, sempre tramite un pulsante dell'app, è possibile chiamare direttamente il numero di emergenza 112 o, dove non presente, l'113 della questura. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti. Le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima. In occasione del Black Friday sarà ancora più piacevole comprare da Naima, con sconti del 40 e 50%, anche sabato. Naima, in Corso del Popolo a Chioggia.
Alla cartoleria Pegaso il Black Friday comincia oggi e prosegue fino al 25 novembre. Sconto del 30% su tutti gli zaini e i trolley, sconto del 20% su tutti gli astucci e sconto del 30% su tutto il bricolage. Approfittane per i tuoi regali e per decorare il tuo Natale. Cartoleria Pegaso, Chioggia, Borgo San Giovanni, 328-635-7832. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 24 novembre, è la Star Pharma in via Madonna Marina, Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it e il canale WhatsApp Azzurra Network News. E ricordatevi di attivare le notifiche. Ciao a tutti!